Cari amici, siamo qui in un momento del tutto particolare nella storia d'Italia. Questo momento verrà ricordato come del famoso grido di dolore che Vittorio Emanuele II espresse poco prima di provocare una guerra contro l'Austria. Questo Vittorio Emanuele II aveva lo scilinguagnolo eccezionale, era tanto capace, immagino che fregava un cazzo di niente, andava solo a donne, infatti si dice che si ipotizza che ben poco avesse del padre o del presunto padre, ma d'altronde in quella dinastia lì non si sa mai bene chi sono i padri e chi sono i figli, no? Cari amici, ricordiamoci sempre l'ex presidente della Repubblica Napolitano. Andiamo avanti e proseguiamo. Allora, ci troviamo in un momento particolare che verrà comunque ricordato fra 5.000 anni, quando gli storici dovranno fare la storia di un particolare momento della storia italiana ed europea, cioè quando alcuni popoli si sono resi conto di essere stati fregati. E l'inizio è questo, perché qui voglio far vedere una cosa strana. Questi sono i toscani Garibaldi, absit in iuria verbis, e qui c'è scritto qualcosa, voi potete vedere, no? Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno, è una frase bella, se non che il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni, possiamo dire anche il 100%. Allora, questa è una giaculatoria che ha però già fatto il suo tempo, lo sanno tutti, chi vuole fumare compra lo stesso sigari e sigarette, nonché ovviamente tabacco da pipa, e amici tutti come prima. La differenza qual è? La differenza è che perché questi grandi magnati del tabacco, le grandi multinazionali del tabacco, che poi sono una sola, hanno pensato bene di scrivere queste cose, perché si sono beccate 3 o 4 condanne molto forti e molto consistenti da parte di eredi di persone che erano morte di cancro provocato veramente e sistematicamente dal fumo. Allora, qual era la questione? Stiamo ben attenti a tutto. Dice, è peggio per te che hai fumato. No, me lo dovevi dire prima, perché io ho fumato credendo che tu mi vendessi un prodotto non nocivo. Questa è la vera ragione per cui le multinazionali del tabacco hanno perso delle cause molto costose e sono state costrette a mettere queste cose. Il fumo causa il 90%, se non di più, dei tumori ai polmoni. Perché ho voluto fare questa prefazione? Perché siamo nella stessa situazione. L'Europa non va bene perché chi la gestisce è una manica di delinquenti, di assassini, di truffatori, di usurai, di venditori di fumo, i quali fino ad oggi hanno millantato crediti inesistenti, hanno truffato tutti i popoli europei senza dire niente, perché hanno fatto i loro interessi. Allora, siamo all'inizio della rivoluzione, ve lo dico per l'ennesima volta. Chi non ci crede se la piglia in saccoccia. Siamo all'inizio della rivoluzione. Adesso diamo la parola all'avvocato Maurizio Cerchiara, il quale illustrerà non solo questa situazione, ma come i servi delle classi dirigenti, cioè dei finanzieri, che tranquilli pensavano che si potessero turlupinare i popoli europei tante quanto vogliono, no? Come fossero benedizioni papali, a questo punto questi sono stati presi dalla disperazione, perché non sanno più cosa fare, erano lautamente pagati da loro signori, no? Per turlupinare il popolo, i popoli, e pensando che i popoli fossero facilmente turlupinabili, invece non è vero. Arriva un momento che anche i popoli più coglioni si ribellano. La parola all'avvocato Cerchiara. Allora, buonasera a tutti, agli amici, agli ascoltatori, agli interessati. Ritorno su un argomento molto importante e dopo la Brexit, alcune persone importanti, l'ex presidente napoletano, Prodi, Monti,
l'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, tutta la congrega, hanno scritto che non era giusto affidare il referendum, quindi alla voce del popolo, praticamente una cosa così importante. E Ezio Mauro scrive addirittura: e questo avviene che quando i politici si spogliano della loro responsabilità e delegano la scelta ai cittadini, saltando i parlamenti e i governi, per raggiungere una vox populi dove fatalmente si mescola la ragione e l'istinto, l'emozione e la frustrazione, l'individuale e il collettivo. Ecco, mai distorcimento della realtà è stato più eclatante. Più eclatante. Perché qui praticamente, qui uno se la deve prendere se si saltano i cittadini, non se si saltano i parlamenti e praticamente le istituzioni e i governi. Perché i governi, le istituzioni e i parlamenti sono creati in un ordinamento giuridico dai cittadini per poter consentire che si viva in un contesto giuridico di regole, e per cui, ma sempre a favore dei cittadini. Ecco. E quindi vorrei ricordare poi all'ex Presidente della Repubblica che, siccome fa leva su un articolo della Costituzione, e precisamente l'articolo 1, secondo l'articolo 1 della nostra carta, non dimentichiamolo, perché secondo l'ex Presidente della Repubblica... Sappiamo chi è il personaggio. Io parlo solo di cose giuridiche, voi mi capisci. Lui dice che la democrazia indiretta, cioè quella che non si affida ai referendum, è la più solida, è quella che dà più garanzie. E che cosa dice giuridicamente? Non dimentichiamo che secondo l'articolo 1 della Costituzione il popolo esercita la sovranità che gli appartiene nelle forme e nei limiti della Costituzione. Allora io vorrei ricordare questo all'ex Presidente della Repubblica, che questo articolo sancisce che c'è una sovranità a favore del popolo, che la Costituzione prevede questa sovranità a favore del popolo, anche se ne determina i limiti, mentre la nostra Costituzione non prevede alcuna sovranità delle istituzioni, le quali sono al servizio del popolo che non ha la sovranità. Quindi lui non può utilizzare un